Un saluto ai telespettatori delle Fonti TV. L'anno che si è appena concluso è stato un anno complesso, un anno in cui la pandemia è stata ancora al centro della nostra vita privata e professionale. È stato però per certi aspetti l'anno della ripartenza, così come l'aveva anticipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo tradizionale discorso di fine anno nel dicembre 2020. Dal punto di vista economico, le imprese hanno dovuto ridisegnare il loro business, ridefinire le loro priorità puntando sull'innovazione e la tecnologia. Gli studi legali invece hanno dovuto accelerare sulla digitalizzazione e sull'internazionalizzazione, ponendo l'accento anche su riforme non più rimandabili. Entrambe, quindi sia le imprese che gli studi legali, hanno dovuto, soprattutto in questo anno così complesso, mettere in campo risorse e strategie che potessero, diciamo, superare questa crisi nel migliore dei modi. E alcune di esse ci sono riuscite e sono riuscite a emergere come vere e proprie eccellenze. Ecco, le Fonti torna a celebrare proprio queste eccellenze con una nuova edizione, la terza, del Libro d'Oro, la raccolta esclusiva in formato digitale e cartaceo che riunisce avvocati, professionisti, manager, esponenti del mondo bancario e finanziario che, grazie al carisma, grazie anche all'ambizione e alla dedizione verso il loro operato, sono riusciti a distinguersi per la rilevanza delle operazioni e dei casi seguiti, ma anche per le strategie messe in campo in questo anno così complesso. Come nelle altre edizioni del Libro d'Oro, questa raccolta un po' distingue le eccellenze appunto tra mondo legale, quindi studi legali professionali, e imprese e professionisti. Andando nel dettaglio, per quanto riguarda gli studi legali e professionali, tra le eccellenze troviamo per la categoria consulenza d'impresa lo studio BNC, uno studio specializzato appunto nella consulenza fiscale, societaria e del lavoro. Per il contenzioso l'avvocato Giuseppe Lombardi dello studio Bonelli Erede, per il corporate M&A Roberto Cappelli di Cappelli RCCD, Carlo Croff dello studio legale Chiomenti, Sergio Erede dello studio Bonelli Erede e Francesco Gianni dello studio Gianni e Origoni. Nel diritto d'autore a distinguersi come eccellenza è stato l'avvocato Aldo Fittante dello studio legale Fittante, mentre nel project finance si è distinto come eccellenza lo studio Avocom Law Firm, uno studio legale con un background in diritto nazionale ed internazionale. Nel tax Tommaso Di Tanno dello studio Di Tanno Associati. Per quanto riguarda invece le imprese e i professionisti, a distinguersi come eccellenza per il comparto assicurativo è stata Cristina Rustignoli, General Counsel di Generali Italia, che è anche rientrata all'interno della GC Top 30 Italia di Le Fonti, ovvero la classifica dei 30 in-house più influenti d'Italia, ognuno nel proprio settore di riferimento, in questo caso nell'assicurativo. Nel Banking and Finance a distinguersi come eccellenza è stato Investimenti e Finanza Mercian, ovvero eccellenza nei servizi di finanza straordinaria. Nel settore energia, eccellenza è stata Energy Drive, come appunto eccellenza nell'energy saving, ed Energy Techno per le energie rinnovabili. Nell'Healthcare and Pharma a distinguersi come professionisti di eccellenza sono stati il professor Giuseppe Monetti e il dottor Filippo De Carli per l'innovazione nella diagnostica per immagini. Nella categoria lusso a distinguersi come eccellenza è stato Fabiani Yacht per la nautica di lusso. Nella categoria Management Consulting, CMP Consulting, appunto nel settore consulting. Infine, nelle telecomunicazioni, a distinguersi come eccellenza nella consulenza TLC è stata l'Ubea. Ma il Libro d'Oro raccoglie anche quelle che sono state le top interviste del 2021, quelle rilasciate alle Fonti Legal, ma anche alle Fonti TV, da autorevoli esponenti del mondo istituzionale, come per esempio Vinicio Nardo, presidente degli Ordini degli Avvocati, Stefano Azzali, direttore generale della Camera Arbitrale di Milano, Paola Severino, ex ministro e presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Tatiana Biagioni, presidente di AGI, Associazione Gius Lavoristi Italiani, e Matteo Colombo, presidente di Asso DPO. Questi professionisti hanno affrontato un po' quelle che sono state le novità normative, ma anche le sfide che hanno dovuto affrontare sia gli avvocati, quindi il mondo legale, che le imprese. E infine una sezione è dedicata ai TV special guest, ovvero quei professionisti che nel corso dell'anno hanno partecipato a diversi format televisivi e nelle varie TV week tematiche. Per esempio quella dedicata all'asset management, che ha visto la partecipazione di realtà autorevoli come per esempio Pictet, Invesco e Amundi.
Oppure la HR TV Week dedicata al mondo delle risorse umane, che ha visto appunto la partecipazione di realtà come Engie Italia, Coca-Cola e Deutsche Bank. O ancora la TV Week penale, che ha visto la partecipazione dei direttori affari legali di TIM e British American Tobacco. E le fonti Agora Fiscale, un format interamente dedicato al tax, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo fiscale di società come per esempio Fineco Bank, Enel e Unicredit. Ecco, per leggere gli estratti di queste interviste, ma soprattutto conoscere la storia e i progetti delle eccellenze del Libro d'Oro, vi invito a sfogliare la copia digitale all'interno del nostro sito Le Fonti Legal, ma anche dei nostri canali digitali. E se volete avere maggiori informazioni per partecipare alla prossima edizione del Libro d'Oro e quindi candidarvi come eccellenze, vi invito a scrivere a press@lefonti.it. Bene, io ringrazio i telespettatori per essere stati con noi e vi lascio al resto della programmazione delle Fonti TV. Grazie.